Secondo giorno al Vittorio Veneto Film Festival. Oggi in gara ci sono 7 film, tra cui Atlantis, un film di fantascienza in cui in un mondo utopico tutti sono felici. Ma ora sentiamo la giuria cosa ne pensa. Che voto daresti al film? 6,5. Sì. Perché? Perché comunque era difficile da capire un po', secondo per la nostra età, era un po' troppo simbolico. Che voto daresti al film? 4. Perché? Non so, ho capito niente. Mi è piaciuta soprattutto la parte in cui la ragazza ha ricevuto la chiave dalla signora e non capiva comunque quale fosse la serratura da aprire. E anche quando doveva scappare dagli uomini che la inseguivano. I bambini della prima fascia hanno partecipato all'animazione di due ragazze che hanno trasformato la sala in una discoteca. Escere o non escere, questo è il problema. Lui mi guarda e dice, credo che sia veramente un problema. Sono arrivati i due ospiti d'onore di oggi, Armando Traverso, presentatore, e Ivano Marescotti, attore. Che differenza c'è tra lavorare in una serie televisiva o per il cinema? La differenza dal punto di vista dell'attore è poca, nel senso che si recita comunque. C'è una differenza però sostanziale dal punto di vista artistico, nel senso che il cinema può essere considerata un'opera d'arte, mentre lavorare per le serie televisive è più un lavoro industriale. Le piace lavorare con i ragazzi? Sì, mi piace molto, è una cosa che ho scelto e che continuo a fare con grande passione, perché penso che sia un'opportunità per chi ha qualche cosa da comunicare ed è un modo per continuare a trovare la giusta dimensione per avere un linguaggio corretto e credo che non si finisca mai di imparare. Grazie a tutti, linea alla sala.